Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con i sindaci del cratere, la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, e con l'Assessore Luca Barberini, sono terminate le audizioni in seconda commissione sul disegno di legge per la ricostruzione del 2016. Vediamo. Dopo aver ascoltato le associazioni di categoria, i sindacati, gli ordini delle professioni e dopo aver fatto un punto conclusivo con i sindaci del cratere, con l'assessore Luca Barberini e infine con la presidente della regione Catiuscia Marini, entra nel vivo della discussione in seconda commissione il testo di legge regionale predisposto dalla Giunta sulla ricostruzione post-sisma 2016. L'assessore all'urbanistica di Spoleto, Flavoni, ha chiesto che il suo comune possa essere ricompreso nella fascia comprendente quelli maggiormente colpiti, Caccia, Preci, Monteleone, e poter disporre della stessa applicazione normativa, poiché ha detto nel comune di Spoleto si sono registrate oltre 1500 inagibilità. Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, ha rilevato alcune esigenze normative riguardanti la gestione dei fabbricati rurali, auspicando un alleggerimento della norma in termini di cambiamento di destinazione d'uso, la disposizione e l'organizzazione aziendale, la gestione delle pertinenze come presidi personali di protezione civile, prevedendo la loro autorizzazione con ordinanza del sindaco, ma anche norme più flessibili in termini di ristrutturazione edilizia urbanistica rispetto ai beni culturali sparsi. Ha definito infine urgente il completamento della microzonazione sismica. Nella stessa giornata di lunedì 3 settembre si sono svolte le audizioni con l'assessore Barberini e con la presidente Marini. Barberini ha di fatto risposto ad alcune preoccupazioni emerse dall'incontro con i sindacati rispetto al trasferimento in Umbria Salute di alcuni servizi svolti oggi da Umbria Digitale. L'assessore ha spiegato il nuovo ruolo di Umbria Salute e Servizi quale centrale di committenza e soggetto aggregatore unico regionale anche per la gestione del terremoto che l'architettura normativa nazionale rende obbligatorio. Tutto ciò, ha tuttavia assicurato l'assessore, non determina alcun ridimensionamento di Umbria Digitale, si tratta soltanto di separare le funzioni per ogni singola società. Barberini ha rimarcato infine che tutto ciò non influirà nei livelli occupazionali di Umbria Digitale. La presidente Marini ha ribadito che la legge punta a costruire norme in materia urbanistica ed edilizia volte a favorire e velocizzare il processo di ricostruzione, supportando i comuni più gravemente colpiti anche in tutti gli aspetti legati alla pianificazione urbanistica, temi paesaggistici, come il comune di Norcia, di Cascia, di Preci e Monteleone, che necessitano di norme più efficaci, ma anche più snelle nei tempi e nelle procedure. Questo, ha detto la presidente Marini, per favorire il processo di ricostruzione sia per le attività produttive che per i centri abitati più gravemente colpiti e quelli frazionali. Molto importante, la presidente Marini ha definito la terza parte della legge che affronta anche i temi dello sviluppo attraverso il master plan che riguarda, ha precisato, sia la Valnerina sia l'area dello Spoletino. La regione ha spiegato, anche con risorse proprie, con quelle della programmazione comunitaria e con appositi stanziamenti di bilancio previsti nella terza parte della legge, ha l'obiettivo di supportare le politiche del lavoro e le politiche delle imprese su quest'area del territorio regionale. Audizione in prima commissione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali sul programma delle attività. Ce ne parla Davide Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione il presidente del CAL, Stefano Ansideri, e il vicepresidente Federico Gori sul programma delle attività del Consiglio delle Autonomie Locali per il triennio 2018-2020. I rappresentanti del CAL hanno sottolineato le difficoltà che incontra l'organismo a svolgere il proprio ruolo, chiedendo una maggiore attenzione. Dall'inizio del 2017 il CAL ha reso 52 pareri e ha trasmesso alla Corte dei Conti 30 richieste di pareri provenienti da province e comuni. Il programma di attività del CAL per i prossimi anni prevede una serie di iniziative a supporto dell'attività degli enti locali, a partire dalla formazione del personale utilizzando anche le eccellenze presenti nei comuni dell'Umbria. Altra iniziativa è uno studio sul controesodo che interessa i piccoli comuni con particolare riferimento ai giovani. Il programma prevede inoltre un bando per borse di studio in favore di studenti umbri per tesi sugli enti locali e un'analisi dei conti
conti delle amministrazioni dell'Umbria. Tra le proposte pervenute direttamente dai comuni c'è uno studio sui fondi europei diretti chiedendo il supporto alla giunta regionale, un progetto per favorire l'informatizzazione degli enti locali e in particolare la digitalizzazione del catasto delle reti del sottosuolo, un monitoraggio delle iniziative legislative sulle quali il CAL si è espresso per vedere come sono state recepite le sue proposte e osservazioni e un censimento delle piste ciclabili umbre. Riunione a Palazzo Cesaroni della Commissione Antimafia per proseguire i lavori sulla normativa umbra per il contrasto e prevenzione del crimine organizzato, promozione della legalità e cittadinanza responsabile. Vediamo. La Commissione regionale d'inchiesta e di analisi e studio sulla criminalità organizzata ha ripreso la discussione degli aggiornamenti alla legge 16/2012 che contiene le misure per l'attuazione coordinata delle politiche a favore del contrasto e della prevenzione del crimine organizzato e mafioso. Nel corso dell'ultima riunione è stata analizzata la proposta di riformulazione elaborata dagli uffici in base alle indicazioni dei commissari e all'analisi delle criticità esistenti nel testo del 2012. Le integrazioni più rilevanti riguardano gli accordi tra regioni ed enti locali in materia di giustizia e di contrasto alla criminalità, la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, la promozione della responsabilità sociale delle imprese, la certificazione di qualità e il rating di legalità, il recupero e l'utilizzo dei beni immobili confiscati o sequestrati. Al termine dei lavori, il presidente Leonelli ha evidenziato l'importanza del rating di legalità delle imprese che vogliono ottenere contributi pubblici e dell'attenzione sulle società che operano nei servizi pubblici regionali. Inoltre, sul tema della gestione dei beni confiscati, viene previsto un affiancamento della regione ai comuni ed un supporto anche economico che consenta la migliore gestione possibile e il loro razionale e positivo riutilizzo. La prima commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Andrea Smacchi, ha esaminato la proposta di legge del consigliere Sergio De Vincenzi del gruppo misto Umbria Next per l'istituzione dell'osservatorio regionale sul welfare aziendale, che ha l'obiettivo di portare questo organismo sotto il controllo di Palazzo Cesaroni. Inoltre, la Commissione è tornata ad occuparsi delle due proposte di legge per l'istituzione di organismi di compensazione della crisi da sovraindebitamento, una firma dei consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle e una proposta da Carla Casciari del Partito Democratico. I proponenti hanno ragionato sulla possibilità di unire i due testi per arrivare ad un unico atto. I consiglieri regionali Gianfranco Chiacchieroni e Giacomo Lonelli del PD, Silvano Rometti Socialisti e Solinas del gruppo misto MDP annunciano la presentazione di una mozione urgente che impegni la Giunta a mettere in campo tutte le iniziative dirette e di raccordo con ANAS per monitorare le condizioni delle infrastrutture viarie regionali per garantire la sicurezza della viabilità in Umbria. E sempre il capogruppo del Partito Democratico, Gianfranco Chiacchieroni, questa volta unico firmatario, annuncia un'altra mozione per invitare la Regione a mettere in campo tutte le azioni possibili per reperire risorse a sostegno delle attività delle strade del vino e dell'olio dell'Umbria e del loro coordinamento regionale, anche rifinanziando la legge regionale di riferimento. Mozione annunciata anche da Claudio Ricci del gruppo misto Ricci Presidenti Italia Civica per definire un prodotto turistico legato agli itinerari nei teatri dell'Umbria. L'iniziativa, ha detto Ricci, è legata ai 25 anni dal restauro della rete dei teatri storici che ha dotato il territorio regionale di beni culturali con ampio valore storico-culturale ed elevate potenzialità sociali. Marco Squarta, dei Fratelli d'Italia, portavoce del centrodestra, ha presentato un'interrogazione in cui chiede alla Giunta regionale di chiarire se è vero che nel comune di Valtopina non ci sono soldi per rimborsare le prestazioni sanitarie fornite ai disabili. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima settimana.